Buon pomeriggio e ben ritrovati per i video del Galletto ospitati su Foto del Bari su Instagram. Buon pomeriggio, dovrei dire buongiorno per te, Massimo Brambati da Miami. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno Bari. Siete sei ore indietro. Buonasera Bari. Buonasera siete, Bari. Siete sei ore indietro lì, giusto? Siamo sei ore indietro, sì. La prima domanda è d'obbligo, perché a Miami? Cioè, per diletto, per lavoro o civile? Ma dunque, è una storia un pochino lunga, nel senso che io ho comprato casa qua nel 2007, quando ero allora sposato con una modella romena che lavorava tra Miami e New York. L'avevo sposata qualche anno prima, quindi avevo preso casa qua perché in funzione un po' del lavoro che io facevo in Argentina e Brasile e un po' lei che lavorava tra Miami e New York, insomma, ho preso casa qua. Quindi, e poi è rimasta a casa nonostante poi è finita la storia. Okay. E quindi è finita, è andata via lei, ma mi è rimasta la casa. E quindi quest'anno avevo deciso di passare un po' di tempo qua, soprattutto il periodo invernale, e purtroppo mi è scoppiata in mano questa, tra virgolette, questa bomba del virus mentre ero qua. Ho pensato bene, visto che ho un visto che mi permette di star qui sei mesi, che è visto B1, B2. E pertanto sono rimasto. Adesso mi sta cominciando a ridere perché sto cominciando a ridere perché vedo già i nostri ascoltatori che postano le frasi in barese. Io Bari sono rimasto non affezionato. Ora ne dobbiamo parlare. Ho lasciato amici e quindi per me Bari è rimasta nel cuore e non la dimenticherò mai. Senti, è rimasta nel cuore anche la squadra, perché è l'unica squadra che io tifo. Purtroppo ultimamente mi ha, così non dico deluso, ma sicuramente l'andamento di vederla in quelle categorie mi ha profondamente amareggiato. Allora, visto che siamo già entrati in tema calcistico, la prima riflessione che facciamo è questa. La maglia del Bari è quella che hai indossato più volte in assoluto nella tua carriera, 98 volte, più di qualsiasi altra società, zero gol, purtroppo, anche se sei un difensore. Quindi Bari rappresenta il cuore della tua carriera? Allora, Bari rappresenta il cuore della mia vita, non della carriera. Non so come mai, ma mi avevano detto piangi quando arrivi e piangi quando te ne vai. E sono sincero, ho pianto quando sono arrivato, perché io sono arrivato che ancora si giocava il della vittoria. 89. Sì, io non sono mai venuto a Bari non prima di aver fatto il ritiro a Mezzano di Primiero. Arrivavo dal Torino, ero sempre stato al nord come, diciamo così, come città, e quando sono arrivato, insomma, sono un po' rimasto così. Tra le altre cose, ricordo un aneddoto. Io ero alloggiato, mi avevano messo all'Hotel d'Oriente. Io non so se c'è ancora questo albergo. Hotel Oriente. Che è vicino al Petruzzelli. Sì. Io arrivai la sera. Esatto, io arrivai la sera perché l'allenamento era la mattina ed era tipo, credo, il 16 di agosto o addirittura il 15 di agosto, perché ci avevano dato il rompete le righe a Mezzano, ognuno a casa propria, e poi dopo due o tre giorni liberi il ritrovo a Bari. E purtroppo sono entrato in questo albergo e c'era una signora che era appena stata scippata. E aveva il sangue sul collo, le collane, insomma tutto. E io mi sono sentito veramente un po' avvilito per la signora. Ed è stato hai detto dove mi trovo? È stato un buonasera, buongiorno da parte della città, non molto carino. Poi invece, devo dire che sono rimasto entusiasta, perché è una città che mi ha regalato a livello umano, forse, anzi, sicuramente, molto di più di altre città e altre società. E devo dire che sono rimasto legato a questa città e a tantissime persone che sono lì, che hanno vissuto col cuore tutta l'esperienza che ho vissuto io, altrettanto con il cuore. Quindi ho esperienze positive e meno positive, come
credo dappertutto, però ribadisco, il Bari come città e il Bari come società mi sono rimaste nel cuore. Città intendo amici fuori da quelli, certo, che sono il mondo dello sport. Poi sono rimasto in buonissimi rapporti con Antonio Di Gennaro, quindi lo saluto, ma tanto ci salutiamo spesso anche per telefono. Persona eccezionale, persona. Saluto anche Michele Andrisani, che ho sentito stamattina. Michele Andrisani, altro ragazzo eccezionale. Insomma, ho trovato delle persone all'epoca veramente che mi hanno fatto crescere come uomo, come persona. Sai, tu arrivi in un posto a 22-23 certo, anni, sei ancora un po' ragazzino. Senti, quindi... tu sei arrivato nella stagione 89-90, la stessa di João Paulo e Gerson, ti volle Salvemini, mister Salvemini, tu partisti sulla carta, dovevi fare forse la riserva di Lorenzo, anche lui è arrivato quell'estate, però ti ritagliasti ben presto un bello spazio, no, non facendo, è proprio più, così. Non facendo è proprio più presenze di lui alla fine. No, però non è proprio così, Salvemini aveva in mente di far giocare laterale sinistro Massimo Carrera e fece giocare laterale sinistro Carrera. I marcatori dovevamo essere io e siamo stati io, Giovanni Loseto e il libero Lorenzo. Perché ricordo che Salvemini mi volle a tutti i costi dal Torino. Quindi io giocai titolare tutta la stagione, fuori quel periodo in cui mi strappai in un amichevole di giovedì. Mi feci veramente male serio, mi strappai il bicipite femorale destro e quindi saltai un po' di partite. Devo dire che... ma qui dicono, no, Lorenzo il bidone del secolo, però Lorenzo ha giocato una finale di Coppa dei Mondiali, sì. Esatto, una finale mondiale. Quell'anno lì mi ricordo che guardai la partita con molta attenzione, non solo perché era la finale del Mondiale, ma che partecipava un nostro compagno, un mio compagno. Tu sei stato 4 anni a Bari, 4 stagioni, 3 in Serie A e l'ultima in Serie B. Alla fine della prima stagione hai anche vinto la Mitropa Cup, giocasti tutta la finale contro il Genoa, 1-0, gol di Perrone. Se dovessi scegliere in questi 4 anni, queste 4 stagioni, quale ritieni sia stata la tua stagione migliore? Ma devo dire che la prima è stata una stagione stupenda, perché partivamo come neopromossa, pensavamo alla fine di salvarci forse all'ultima di campionato o comunque di lottare fino in fondo, e poi invece insomma il Villa Vittoria fu uno stadio che rappresentava forse il nostro punto di forza, nel senso che le squadre che venivano a giocare a Villa Vittoria, comprese le squadre importanti come il Milan di Van Basten, come il Napoli di Maradona, come insomma l'Inter di Klinsmann, eccetera. L'hai nominato e ti ho postato subito una foto che ho rubacchiato dal tuo profilo. Fa un certo effetto vederla, veramente, perché ricorda altri tempi, un altro calcio e altre sensazioni. Però questa, se non sbaglio, era... questa foto 91-92, credo. Sì. Ciao Sole. Scusa, ho salutato la signora che viene qui ad aiutarmi con la casa. È stata una stagione per me meravigliosa, perché comunque lo stadio della Vittoria era sempre pieno. Tu giocavi col Milan o giocavi con la Cremonese e non c'era un posto da sedere. E quindi è stato veramente una... Poi, insomma... Era il calcio diverso, che lo vedevi anche, non so, segnavamo un gol e tu vedevi veramente il mondo che entrava in campo. Lo stadio della Vittoria, ricordo che c'era questo un aneddoto così particolare, c'era questo signore che lavorava alla Digos e che mi accompagnava tutte le volte che c'era la partita in casa e io dovevo prendere l'aereo. Io ricordo che per Milano c'era un aereo diretto, ma era veramente subito dopo la fine della partita. Quindi io scappavo dallo stadio e se non c'era questo signore grande e grosso con la barba, sembrava un po' Bud Spencer, che usava questa Fiat Uno bianca per portarmi all'aeroporto. Ecco, un giorno, non ricordo il gol,
credo fosse un gol di Joao Paolo. Fece questo gol Joao Paolo, tra le altre cose un gol allo scadere, credo, o forse un gol che ci portò alla sicurezza della vittoria. E ci fu questo ammasso di giocatori addosso a Joao, tra cui c'ero io, e quando alzai lo sguardo mi trovai abbracciato lui, il poliziotto, ed eravamo in campo. Quindi questo per farti capire, innanzitutto per farti capire... In molti lo rimpiangono quello stadio. In molti lo rimpiangono, ma in molti rimpiangono, secondo me, anche il periodo che Bari ha fatto vivere, la Bari ha fatto vivere a tutta la città, e quindi credo che sia veramente storico quel periodo. Parliamo un po' di allenatori e di giocatori. Tu sei stato con Salvemini, Boniek, Lazzaroni e Materazzi. È facile scegliere quello con cui ti sei trovato meglio, evidentemente, credo, il primo. Beh, sì, Salvemini poi ha rappresentato il lancio in Serie A da parte mia, anche se poi mi fece esordire Radice con il Toro, però Salvemini è stato veramente un maestro di vita, una persona poi eccezionale, un logico allenatore di altri tempi, non dimentichiamocelo, certo. allenatori che però insomma affrontavano poi comunque squadre come il Milan di Sacchi, e come il Napoli di Maradona o come l'Inter di Lothar Matthäus, quindi non è che affrontavamo proprio squadre schiasse. Un tuo ex collega, parlando di lui, una volta mi disse, non ti dico chi, mi disse, aveva pochi concetti ma ben chiari e li trasmetteva bene. No, poi aveva delle regole molto ferree che tutti quanti noi rispettavamo. Ricordiamoci bene che avevamo dei bei personaggi in quel Bari, eh? Infatti è la prossima domanda. I personaggi che c'erano in quel Bari erano sinceramente abbastanza tosti. Tu hai fatto parte del Bari di, diciamo, Maiellaro e Joao Paolo, e del Bari di Plath, Boban, Jarni, Allora ti dico la verità, nonostante Plath, Boban, Jarni fossero dei grandi giocatori, io, se ipoteticamente dovessi fare una sfida e sfidare il Bari con Loseto, Terracenere, Maiellaro, Di Gennaro contro il Bari successivo, vince il primo. Non c'è partita. Poi nel primo c'erano anche Joao Paolo, Carrera, Gerson. C'erano giocatori. Guarda, io ti dico. Il tuo primo Bari arrivò decimo quella stagione. Sì, io non so quel Bari oggi, se dovesse giocare in Serie A, che posizione prenderebbe in classifica, perché ti dico, anche con quel tipo di gioco, secondo me avremmo messo in difficoltà tantissime squadre e ci saremmo tolti grandi soddisfazioni. Se guardo le outsider che ci sono in giro oggi, dico che quel Bari era più forte, non ho proprio nessun tipo di dubbio. Io ricordo che Maiellaro, lo stesso Joao, ma anche Terracenere nel suo modo di esprimersi, e lo stesso Giovanni Loseto, senza poi parlare di Massimo Carrera o senza parlare di altri giocatori che magari potevano risultare comprimari, oggi singolarmente, veramente presi singolarmente, erano pezzi da 90. Io guarda, ho parlato con Salvemini non tanto tempo fa per il suo compleanno, che è, mi sembra, il 15 di gennaio, perché era lo stesso giorno del povero Gigi Radice. Devo dire che mi ha sempre detto la difesa che avevamo noi oggi veramente farebbe paura anche alle difese importanti che ci sono oggi in Italia in Serie A. Senti, però la domanda è d'obbligo a te, che sei stato tra i protagonisti di quel Bari di Boban, Plath, Jarni ed altri campioni sulla carta. Perché poi quello è rimasto il Bari più misterioso della storia, tra virgolette, nel senso, quel Bari che doveva spaccare il mondo poi ha fatto quella fine. Qual è stato il problema di quell'anno, sinteticamente? No, è vero, anche Fabio Lupo, grande, grande anche Fabio Lupo. Quel Bari, secondo me, fu costruito male,
vale a dire, noi andò via Maiellaro, Joao Paolo si fece male o comunque era infortunato, non si calcolò bene che probabilmente troppi arrivi e troppi stranieri, non dimentichiamoci che arrivò anche Frank Farina, che, su cui c'è sempre un grande punto di domanda, era un australiano, credo non ci fosse mai stato nessun australiano che avesse giocato in Serie A, quindi secondo me sì, hai preso giocatori importanti e poi la guida tecnica onestamente non fu tanto azzeccato la sostituzione, cioè si andò a prendere Boniek, anche quello è stato un mistero, al posto di Salvemini, anche alla luce della sua carriera successiva, cioè nulla. Ma io di misteri non ne ho su questa cosa, però insomma sono passati tanti anni, io eviterei di entrare nel dettaglio della scelta, anche perché poi non c'è più neanche la persona che fu convinto a scegliere Boniek, che ricordo sempre con immenso piacere, che Vincenzo Matarrese, che per me ha rappresentato veramente come una figura per me importante, una figura che dava senso che la società fosse presente in quel periodo. Poi io nel dopo non ho più visto né vissuto e quindi non posso dire nient'altro del dopo. Senti, mi racconti un aneddoto curioso, magari legato allo spogliatoio, al ritiro, un gavettone, qualcosa del genere, tuo compagno. Dico una cosa, allora, all'epoca c'era un ragazzo che era straordinario, che si chiamava Maurizio Laureri. Certo, Maurizio Laureri. Che era molto calmo, molto riflessivo, molto pacato. Addirittura la grandissima partita che noi facemmo contro la Juventus, che vincemmo, se non sbaglio, 2-0 al San Nicola, doppietta di soda e doppietta di soda, o forse gol di Maiellaro, non mi ricordo. Comunque, comunque quella partita dove di là c'erano Baggio, dove c'era Hasler, dove c'erano giocatori importantissimi. Arrivava la Juve, mi sembra addirittura prima in classifica. E Laureri giocò quella partita perché non c'erano tanti titolari da noi. Beh, ti dico una cosa: di Gennaro, in un allenamento precedente o successivo, questo ragazzo era sempre calmo, non si era mai arrabbiato di niente, prese le sue calze, quelle borghesi, e tagliò completamente le punte delle due calze. Quindi quando lui si infilò la calza per le case borghesi, quando lui si infilò la calza per andare via fuori e rivestirsi perché era finito l'allenamento, vide questo enorme squarcio, cioè gli uscirono i piedi. Quindi tutti cominciamo a ridere e tu non puoi capire la reazione che fece questo ragazzo. Cioè, ma hai presente quando una persona è tranquillissima? Da zero impazzì. Io mi ricordo che mi ritrovai chiuso dentro la sauna con Angelo, con Terrascena e qualche altro giocatore, perché lui andava in giro con questo secchio di metallo dove noi buttavamo voleva giustizia con questa piede, sulla calza, ma con fuori le dita. E quindi fu una cosa ridicola, ma nello stesso tempo c'era Di Gennaro, era proprio scappato perché era stato quello che l'aveva tagliata, quindi Di Gennaro ovviamente si ricorda. Effettivamente mi sono sbagliato, non doppietta di soda è autorete di De Marchi, ho controllato. Autorete di De Marchi, ma secondo me su azione di Maiellaro, fece un'azione stratosferica Maiellaro, si mangiò mezza difesa Maiellaro. Va bene, senti, ti faccio un altro paio di domande, se me lo permetti, che ho preparato. Sei rimasto tifoso del Bari, lo segui ancora? Che cosa pensi del Bari attuale? Penso che siamo un po' lontani rispetto a quello che vorrei vedere io, però insomma dobbiamo lasciar lavorare De Laurentiis, dobbiamo far lavorare i tecnici e dobbiamo avere pazienza. Ormai dopo la debacle societaria che abbiamo dovuto sopportare, dobbiamo armarci di sana pazienza e aspettare tempi migliori. Ringraziare comunque sempre che De Laurentiis ha preso in mano questa,
questa società, perché comunque sempre meglio lui che qualcuno, come abbiamo visto, perché abbiamo l'esperienza, che non è affidabile. Certo. Tu sei un esperto di mercato, non so se c'hai qualcosa che puoi dirci legata al Bari, ma a livello assoluto c'è qualche chicca che ci puoi regalare? Assoluto, allora, ti dico la verità. A livello ricordo assoluto, che tu sei stato il primo a dare la notizia del contratto di Ronaldo alla Juventus. Sì. No, ho delle grandi notizie, che però purtroppo, se mi permetti, le devo dare in diretta con Giovanna Martina stasera alle vostre 20:30, quindi okay, tra esattamente 1:10, e sarò anche costretto a fare questo collegamento dalla macchina, quindi perché devo uscire, e quindi farò questo collegamento dalla macchina. E niente, dai, io ti ringrazio perché mi ha fatto molto piacere. Ti chiedo un saluto ai tifosi in chiusura. Notte se fasce, l'amicizia se sparte, non dico Chamonix, ma ci cazzo stiamo a PQ. Ti è piaciuta? Bellissima, grazie mille, grazie per la disponibilità, grazie, e in bocca al lupo. Grazie, a risentirci. Ciao, 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 ciao.